Attenta, pa ragazzi, qua Axel, oggi Megad, oggi sono al sole, come avete potuto ben vedere e in parte di voi come avete potuto ben capire, oggi ho l'onore di presentarvi la presentazione di una, secondo me, delle squadre più forti del gioco. Infatti oggi 2 maggio del 2014 mi è stata prestata questa squadra, che secondo me può essere anche definita come la squadra, perché veramente io mi sono trovato bene. Ma bene a dir poco, cioè è assurda, è fortissima, perché infatti di che squadra sto parlando? Sto parlando di una squadra costituita da tutti i giocatori Team of the Season, ma non solo, perché questi giocatori Team of the Season giocano anche nella stessa liga, quindi in poche parole vi sto presentando l'All BPL Team of the Season Team, che ragazzi... lo continuerò a ripetere perché è qualcosa di veramente straforte. L'ho già provata per alcune partite, adesso la andremo a provare insieme, anche perché dopo, tra poco, non potrò più utilizzarla, perché come ho già detto mi è stata prestata. Infatti proprio per questo io volevo ringraziare, anzi straringraziare, FIFA Coin Stash. FIFA Coin Stash è quel sito di crediti che io consiglio se appunto siete interessati a comprare crediti di FIFA. È economico ma soprattutto molto veloce. Ma andiamo un attimo a vedere un po' più da vicino questa squadra. In porta utilizziamo Check. Ragazzi, è un cecchino, è il cecchino del portiere. No, basta, no, comunque l'ho pagato 292.000 crediti, è veramente forte. Poi infatti, come ho già detto, se non mi sbaglio, i prezzi di questo Team of the Season sono un po' più bassi rispetto a quelli di FIFA 13. Quindi adesso dei giocatori che io vi andrò a dire che sono molto forti, mi raccomando prendeteli, perché se ve lo dico io vi posso assicurare che lo sono. Comunque, tornando a parlare della squadra, in porta abbiamo Cech. Come trio difensivo utilizziamo Berserker, Company e Terry. Ma ragazzi, Company, Company è un qualcosa di illegale. 192 cm d'altezza per un difensore sono veramente assai. Ma se poi contate che ha 78 di velocità, 78 di dribbling, 80 di passaggio, 91 di difesa e 86 di colpo di testa, riuscite ben capire che è un qualcosa di illegale. Come due CDC invece utilizziamo Ramsey da una parte e Yaya Touré dall'altra. E se potete vedere, Yaya Touré dovrebbe essere tecnicamente parlando il giocatore più completo di tutto il gioco. Infatti ha tutte le statistiche sopra l'83, neanche Gullit se non mi sbaglio ne ha così alti. Poi invece come esterno sinistro utilizzo il magico Hazard, di cui ho fatto la recensione ieri, e come esterno destro Sterling. Tecnicamente parlando, ho anche cioè avrei dovuto utilizzare Silva come esterno destro perché sembra più forte, ma secondo me non è così. Come COC utilizzo Rooney, che può essere anche scambiato con Gerrard, e i due ATT, ragazzi, i due ATT sono un qualcosa di fenomenale, cioè mi illumino d'immenso quando vedo questi due giocatori. Infatti da una parte abbiamo Sergio Aguero e dall'altra Suarez, entrambi Team of the Season. Ma ragazzi, Aguero è troppo. In 9 partite mi ha fatto 14 gol e 7 assist, 4 stelle di piede debole, 4 stelle di mostabilità. E guardiamo gli workets, ha i workets più belli di questo gioco per un attaccante, come anche per ogni altro giocatore alto, basso. Oh mio Dio, è veramente straforte. Comunque ora banda senza senso, andiamo a provare questa squadra, perché io, come ho già detto, non ho tantissimo tempo per utilizzarla. E ultimissima cosa, vi volevo dire che in questo video non ci sarà la webcam, non ci sarà la facecam, perché la webcam non mi funziona. Speriamo di farla funzionare più presto, perché sennò sono cassi amari per tutti. È da 11 minuti che sto cercando di trovare una partita, ma porca miseria. Primo avversario, ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, oh mio Dio. Comunque, allora, andiamo a vedere questo nostro primo avversario. Che squadra ha? È un 3-4-3 della Barclays Premier League. Quindi not bad, dai. Ma vi farò vedere quanto è forte. A me, cioè, non interessa nemmeno vedere la squadra avversaria, perché con la squadra che ho io è impossibile perdere. Subito parla per Suarez, che ci arriva già. Oh mio Dio, facciamo già il gol al primo minuto con Suarez blu. Oh my god. 1-0 e andiamo. 1-2 3, 4, 5, 6, Hazard, boom, e ci farà gol sicuramente. Infatti al 10° minuto conduciamo già per 2-0, grandissimo gol di Hazard. E quitta già, ma che bello, prima partita andata, vittoria. E andiamo per la seconda partita, oh my god, 4-4-2 della Serie A in attacco. Ragazzi, questa è la sfida, Team of the Season della Barclays Premier League contro i Barbo Balotelli. Oh my god. Oplala. Suarez avanza. Suarez avanza. Suarez. 1-0. All'11° ci portiamo in vantaggio. Buono. Lagare. E vabbè, no dai, non ci credo.
Vedo Agüero, Agüero, op, la 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 la, 2-1, non ci batte nemmeno la squadra vagata. Oh mio Dio, Rooney, 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 gol, non c'è gol, Agüero, gol, 3-1, prendiamo il distacco. Mamma mia, lancio per Suarez, e Suarez va, e Suarez va, e Suarez va, Barnic va, 4-1, e andiamo. Company. Lol. Lol. Opla la la la. Rooney. Opla la. Non la l'opla, però c'è il gol. 5-2. Finita. E vinciamo 5-2. Adesso andiamo a fare l'ultima partita. Ragazzi, io ero riuscito a farmi tornare un po' la voce, ora mi è già praticamente scesa tutta. Comunque, terzo e ultimo sfidante di oggi utilizza il 4-4-2 con in attacco Soldato Gomez. E poi per il resto è una normalissima liga, sì, del Barcellona, composta da giocatori del Bar. Per Agüero, grandissima palla, Agüero, Sergio, Agüero, 1-0, sempre all'undicesimo. E andiamo. E l'avversario quitta. Quindi ragazzi, abbiamo vinto tutte e tre le partite. Ora non ho tempo di farne una quarta, perché appunto, come ben sapete, questa squadra mi è stata prestata. Quindi detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi scuso appunto ancora per la mia voce, però ormai non mi passa più. E mi raccomando, mettete mi piace al video. Ragazzi, come ho già detto, questa squadra non è mia, ma voi fatemi sapere quale pink pale, appunto di quale giocatore vorreste un pink pale, che cercherò di darmi da fare per appunto cercare di procurarmelo. Quindi ragazzi, detto questo, io vi risparmio. Saluto e vi dico potente a pala, ci sentiamo al prossimo video, bolla!